Detto ciò, voltiamo pagina. Detto andiamo, ciò, magnam. Magnam, ecco. Andiamo da Anna Santacroce che ci prepara la pizza di farinella perché il periodo di carnevale è bellissima. Prego. Buongiorno e buona domenica laica a tutti quanti, tesori miei. Un bacio al Ciro, Gianfranco, a tutto lo studio. Ogni promessa è debito. A gentil richiesta, Ciro mi aveva chiesto a vizi farinella. Stamattina vi accontenterò. E poiché sono da sola a fare la regista, faccio un grato saluto. E mo vi farò vedere man mano l'ingrediente e quello che ci vuole. Va bene? Un bacio. Eccomi qua. Allora, mettete acqua e sale in ebollizione. Dopo, ecco qua. Questo qua, comprate, mi raccomando, sempre italiano per le nostre aziende, per i nostri commercianti, mi raccomando. 100% mais, con questo si può fare anche la polenta, va bene? Adesso per farvi vedere ne metterò la metà. E appena bolle, che sta quasi per bollire, si cala a pioggia. Ecco qua, girate sempre energicamente, che sono mezzo chilo ne butto dentro, ecco, e fate arrivare alla consistenza che dite voi, girate buona sove il sovellante, qua, una volta che arrivate alla consistenza tanto bella che viene bella densa, corposa, ci facete una bella macinata delle pietre. Ecco qua, è uno. Poi ci mettete una bella manciata di formaggio pecorino grattugiato e mescolate. E infine, ecco qua, provolone e salame. Ma può essere cashcaval, quelle che vi piace a voi, ecco qua, mescolate il tutto e poi dopo mettete tutto quanto in una belle ruote, lo ungete o di burro o anzogna, io tengo anzogna e ci metto un po' di zugna e poi vi farò vedere, va bene? Ecco qua, questa è la dimensione del ruoto per un mezzo chilo. Sapete che io faccio a occhio e invece del burro, se non l'avete, io ci bisogna o l'uno o l'altro, basta che viene unto, va bene? Ecco qua, l'ho messo nel ruoto, l'ho spianato bello bello, tutto bello sistemato e alla fine ci potete aggiungere una pugrilla di formaggio pecorino grattugiato. Lo mettete al forno per 30 minuti e poi dopo tagliate e voi mangiate con una buona salute, ma buon Ciro, questo qua però, questo viene fatto al forno la pizza, però se è un scagnozziello e che lui laga poi lo stesso ingrediente, se fanno tanto bello a triangolini oppure fatta a pasticchelle diciamo in mano e se fanno fritte che sarebbe un migliaccio fritto, mentre che questo è quello là forno, la pizza di farinella, va bene? Poi dopo vi farò vedere la cottura ottimale. Pronto. Ciro, guarda quanto è bello, eh? La pizza di farinella, oh, accontentato, tesori miei. 30 minuti, tanto bello, con forno bello cavere cavere. Ventilato l'ho messo e è venuta una bella pizza e farinella. Ma boh, ora vi faccio vedere. Ecco, ora vi taglio una folicciola e vi faccio vedere il composto come è fatta dentro, va bene? Questa è cavolo, sì, era soltanto una pucurilla. Però ecco, fritta e scagnozzilla, e così e a pizza di farinella. A buon, un bacio e alla prossima ricetta. Ciao ciao, vi voglio bene a tutti quanti, ciao. Ma che bontà, signora Anna a telefono, buongiorno.
Buongiorno tesoro, buongiorno a tutti voi. Ma che bontà sta pizza di Faranello. Accontentato, di la verità. Sì, grazie. Allora, parliamo di una cosa bella. Dobbiamo scrivere un libro, ho saputo. Sì, gioia mia, sono tanto emozionata. E sono felice perché è un sogno che si avvera grazie a voi. Ma grazie, grazie a te, mi fa piacere che attraverso Domenica Like sei stata contattata da Pietro attraverso una casa editrice, e tra le altre cose devo anche scrivervi la prefazione, per me è un onore. Grazie, l'onore è mio essere così, non lo so, non ho parole. Poi ci dobbiamo organizzare perché poi lo devi venire a presentare qui, quindi organizziamo. Sì. Ti mando una macchina fino in Molise e ti faccio venire qui in studio. Grazie, amore mio, grazie. Anna, buona domenica, ti abbraccio, ci sentiamo settimana prossima. Ok, altrettante, un abbraccio a tutti voi, va bene? Ciao. Ci fermiamo per qualche istante. Dopo aver mangiato la pizza di Farinella, parliamo di sport, anche se non parliamo di sport in modo allegro e disteso, perché parliamo di questa emergenza che le palestre stanno vivendo in quanto ancora chiuse causa Covid, chissà per quanto altro tempo. A tra poco.